Scomode verità è il titolo del nuovo libro di Alessandro Di Battista, edito da Paper First, presentato domenica mattina alla tenso struttura di Villa Ricca. La guerra in Ucraina, il massacro a Gaza e il ruolo dei governi occidentali sono le questioni che l'ex 5 Stelle affronta nel suo saggio. Questo libro, che forse è il più importante che ho scritto, tento di, insomma, ce la metto tutta per smentire questa narrazione dominante che si ascolta soprattutto nei telegiornali, che descrive l'Occidente come il tempio della democrazia e dei diritti umani e tutto il resto del mondo il male assoluto. Soprattutto il blocco occidentale oggi sta alimentando la guerra in Ucraina, perché l'obiettivo è farla durare per ragioni geopolitiche, ma meramente anche economiche. E poi sono non preoccupato, sono indignato per il comportamento europeo rispetto alla carneficina che Israele, che oggi è uno stato terrorista, sta facendo appunto a danno della popolazione palestinese. Commentando la sconfitta del partito di Conte alle elezioni regionali in Basilicata, Di Battista critica aspramente la scelta del campo largo con il PD. Io con quelli del PD non mi ci prenderei neanche un caffè, per cui però questa è da sempre la mia posizione. Difficilmente con questa roba qua delle alleanze più o meno strutturali col Partito Democratico riprenderanno mai voti agli estensionisti, non funziona così. Lei oggi in veste di scrittore, ma pensa a un ritorno in politica? Non lo so. Adesso abbiamo creato un'associazione che si chiama Schierarsi, stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Se questa associazione dovesse crescere, nei prossimi 2 anni faremo le valutazioni. L'evento è stato organizzato dai consiglieri del gruppo Casa, Vincenzo Di Rosa e Umberto Di Vivo, insieme alle associazioni Terra Viva e Schierarsi. Ci eravamo già prefissati in campagna elettorale quello di promuovere la cultura, e con Alessandro Di Battista promuovere anche una comunicazione controvento. Cultura ma anche legalità. Abbiamo lanciato anche un calendario della legalità che vede più eventi, tra cui, diciamo, procuratori di Napoli Nord.